Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata e che ogni giorno di fatto rendono possibile abbattere le barriere, vincere soprattutto le barriere mentali che riguardano la disabilità, perché sono quelle le barriere più difficili da abbattere. Sul resto si lavora, i ragazzi ce lo dimostrano tutti i giorni. In particolare oggi devo dire che questa giornata mostra come lo sport inclusivo, quindi i ragazzi normodotati e i ragazzi disabili, possano tranquillamente fare sport insieme, e credo che questa sia la soluzione vincente a un problema che è sempre stato, come dire, accantonato, mai affrontato. Non è un problema, è un'opportunità. Tanto è vero che il Comune di Roma ha deciso di nominare un delegato all'accessibilità universale, il dottor Andrea Venuto, perché per noi la disabilità non è una condizione unica per chi non può in qualche modo vivere appieno le nostre città e la nostra società. Ricordiamoci sempre che chiunque di noi può attraversare dei periodi in cui può avere delle difficoltà maggiori o minori in qualunque settore della propria vita, e quindi è necessario ripensare, riprogettare non solo le città, ma il modo in cui viviamo, il modo in cui approcciamo gli uni con gli altri, con una mentalità più aperta. Ed è proprio questo che intendiamo fare con la delega all'accessibilità universale. Oggi questa giornata ci fa vedere come tutti insieme possano partecipare e realizzare un sogno, che è quello di vivere lo sport, magari crescere nello sport, diventare campioni, indipendentemente dalle condizioni di appartenenza. Lì o si è bravi o non si è bravi. Ognuno di noi ha delle abilità, vanno solo scoperte. Io ringrazio chi porta avanti questo difficile progetto e faremo di tutto come Comune di Roma per rendere questo un percorso non in salita ma in pianura. Grazie.